Buonasera. Salve gente e bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a vedere delle combo di Sword Soul con il nuovo Dang Long. Andiamo a vedere un paio di combo con lui e un po' di porcate che si possono fare. Niente di troppo incredibile, video che spero non diventi lunghissimo. Quindi io direi che comunque possiamo anche già andare a cominciare. La prima combo, ragazzi, è una Chukar combo che in realtà è molto interessante perché parte necessariamente da queste due carte che giochiamo ovviamente a tre copie l'una, però è molto carina perché ti permette comunque di andare a fare delle cose anche abbastanza carine se risolvono. Se la combo effettivamente non risolve, sei un po' meh. Sta di fatto che la combo in realtà è molto molto semplice. E parte con ovviamente Emergence che va a cercarci Taya. Taya, ragazzi, sarà fondamentale in tutte le nostre giocate praticamente quest'oggi. Andiamo a fare la special di Adara, andiamo a fare la normal di Taya, rimuoviamo Emergence e andiamo a creare il token. Fatto ciò, loro due vanno a fare Denglong, andiamo a fare Chain 1 Denglong. Chain 2 Taya, andiamo a fare da Foolish di Ashuna e andiamo a cercare la counter. Fatto ciò, facciamo l'effetto Denglong, mandiamo giù il livello 1, andiamo ad attivare l'effetto di Ashuna per andare a cercarci, a bucarci specialmente dal mazzo Shtana. Andiamo ad attivare l'effetto di Adara e ci riprendiamo in mano Ashuna. Fatto ciò, loro due vanno via e vanno a fare Cixiao. Effetto Cixiao, andiamo a cercare due possibili vie. La prima è Blackout, la seconda è Longjuang. La via di blackout, secondo me, è quella un po' più safe perché ti permette di andare ad avere due trappole, quindi uno spacco 2 più una Omni Negate e un altro Omni Negate che entra dopo. Se decidiamo di andare a fare Long Yan, molto semplicemente blackout rimane nel mazzo, andiamo ad attivare l'effetto, facciamo entrare lui scartando Ashuna, entra e abbiamo semplicemente la possibilità di calare il sorvegliante grosso. Questa è la board finale. Sostanzialmente andiamo ad avere un negate di mostro, un doppio banish, la possibilità di avere un omni sul campo che va a spaccare Denglong. Quando Denglong verrà spaccato, si andrà a triggerare in chain l'effetto di Qwen e quello di Denglong. Io generalmente vado ad attivare sempre in catena 1, catena 2, perché prendere Ashe è molto più probabile di prendersi una Belle. Quindi andiamo ad evocare Bian da mazzo per effetto di Denglong e andiamo a evocare Qwen da Grave per il suo effetto. Fatto ciò, quando abbiamo voglia andiamo a sincro evocare utilizzando loro due per effetto di Bian e andiamo a far scendere sul terreno l'Araldo, così da avere un'altra eventuale evocazione e un semi macrocosmo per i mostri da mano o deck contro alcuni matchup. Può essere comunque carino. Ragazzi, la seconda combo che vi porto oggi parte da queste tre carte. È una combo un po' complicata, ma secondo me è molto forte e generalmente, faccio un piccolo spoiler, si fa quando lui è in mano. Se partiamo con queste carte qui, o comunque generalmente con queste carte qui, possiamo andare a fare una combo molto interessante. E soprattutto se giochiamo contro un mazzo luce, ora vedete perché. Comunque, Ashuna fa il monaco, Adara entra, Emergence cerca Taya. Ah, ricordiamoci tra l'altro che abbiamo anche due carte in mano. Cerchiamo Taya. Normal Taya, creiamo il token. Loro due
Vanno via. Entra Denglong. Andiamo a fare effetto Denglong in chain 1 e effetto Taya in chain 2. Andiamo a fare da foolish di Moye e andiamo a cercarci la counter degli Yang Xing. Fatto ciò, di nuovo effetto di Denglong. Questa volta ci sono due vie possibili. Si potrebbe pensare andare a fare foolish di un pezzo che ti potrebbe servire in futuro per essere magari rimosso, che stia bene al cimitero, tipo un Vishuda, e ora vedrete perché. Fatto ciò, andiamo ad attivare prima l'effetto di Ashuna, che va a portare Shtana da mazzo, e poi subito dopo, ricordatevi il passo importante, Ashuna torna in mano per effetto di Adar, che si va a rimuovere. Fatto ciò, loro due vanno via e andiamo a fare Baxia. Andiamo a fare effetto di Baxia, spacchiamo Denglong e andiamo a ribornare dal nostro cimitero Moye. Ora, chain 1 Moye, chain 2 Denglong, andiamo in primis a evocare dal mazzo il nostro Qiwen. Fatto ciò, riveliamo il nostro Ashura, ed è per questo che è importante portarselo in mano, per fare il token di Moye. Token più Moye vanno via e fanno Cixiao. Chain 1, chain 2, peschiamo di Moye. Cixiao qui come prima, o la trappolina, ma se vogliamo giocare un po' più aggressivi, arriva Longyan. Longyan lo andiamo a scartare per evocare, andiamo a scartare Ashuna di Longyan per andare a evocare lui e il token più Longyan vanno a fare Longyan quello grosso, loro due vanno a fare Chao Feng. Perfetto, del sorvegliante, andiamo a pescare uno. Perché è forte fare questa cosa qui? Perché innanzitutto andiamo a pescare, ovviamente poi settiamo la nostra counter. Facciamo finta che qui, appunto, come ho già detto prima, abbiamo lui. Se abbiamo effettivamente lui in mano, non ha senso andare a fare la combo, con lui. O meglio che lui rimanga in campo per il semplice fatto che non avresti niente da evocare da mazzo e quindi che schifo. Facendo questa combo qui abbiamo pescato due carte, in base a quelle che abbiamo in mano, che possono essere entrap, quindi qualche interruzione si spera su due carte pescate più che altro che abbiamo in mano di averla, se no si è bricato male. In genere le solite negazioni, più lui che impedisce l'attivazione degli effetti dei mostri o luce. Se il nostro avversario non ha un mostro luce che deve triggerare o ci forza la giocata, 9 pilastri, lui viene spaccato. Andiamo ad attivare l'effetto di Chao Feng che ci va a cercare un tuner. In questo caso i tre target del nostro mazzo sono questi, ma ci può essere anche Ogre o Bell. Nel caso le giochiate, io non le gioco, gioco questi qua, e quindi possiamo andare a cercarci una di queste in base, una all'entra che abbiamo in mano, due in base al matchup. Ovviamente se abbiamo Despia questa è mandatoria. Se magari abbiamo magari anche semplicemente un Kashtira, meno che non ci abbia tirato Shift ma ce l'avrebbe già tirato, questa è paradossalmente utile, se no lei per eventuale follow up. Bene, vi ho mostrato queste due combo che secondo me ragazzi sono importanti da sapere. Effettivamente so che ce ne sono altre, ma alcune di queste le trovo, se posso dire, leggermente inconsistenti e leggermente troppo con mani particolari. Già quest'ultima
che vi ho mostrato richiede di avere già abbastanza target in mano, molto molto diciamo specifici, quindi non è proprio il massimo, però comunque può essere effettivamente una soluzione se avete in mano quello lì, o se comunque affrontate un mazzo luce, perché comunque mettere Chao Feng è sempre una cosa forte. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare mi piace, sotto in descrizione trovate Card Trader con il mio referral, che se vi iscrivete e create un nuovo account supporterete me e avrete 2 € di buono, i miei social e il mio gruppo Telegram, entrate, mi raccomando, unica cosa che mi sono dimenticato di dirvi, ho effettivamente cattato dal main, dall'ultima profile, tra l'altro recuperatevela, Drago Corallo, ho messo Chao Feng e ho tolto, per giocare a una carta in meno, il mono Dragomela che giocavo. Detto ciò, ragazzi, ditemi se volete anche delle mani di prova per magari vedere come si gioca il mazzo. Ora vedete, avevo pescato duplicate perché non avevo pescato, le avevo mischiate, le avevo rimesse su. Sta di fatto che lo sto testando, mi sta piacendo, effettivamente. Ora, vediamo come si evolverà il formato e poi vi porterò una decklist, tra molte virgolette, definitiva. Detto ciò, io vi saluto, il video so che non è lunghissimo, ma secondo me sono cose importanti da sapere e noi ci vediamo al prossimo video. Saluti!